La squadra dell'Atoms Chieti torna in A2 dopo alcuni anni, vincendo in maniera trionfale con un 12-1 secco, 4 inning contro il Randazzo, già battuta all'andata nella gara 1. Luigi Salvatore, il presidente, felicissimo e anche molto annacquato, visto che te l'hanno fatti parecchi di... Si usa così, di solito... Devo dire è stata colpa mia perché ho iniziato io la tradizione delle docce e quindi adesso ne patisco le conseguenze, ma me le prendo volentieri tutte perché la felicità è veramente tantissima, perché siamo riusciti a riconquistare la A2 e stavolta veramente in maniera inappellabile, senza discussioni, e quindi a maggior ragione c'è un valore grandissimo, perché come avete potuto vedere la squadra è giovanissima e sostenuta dagli elementi più importanti, più esperti, però la squadra è giovanissima e quindi in A2 entreranno ragazze veramente piccole di età e quindi aperte a migliorare in tutti i sensi. Ecco. Assessore allo sport Manuel Pantalone, presente come si dice nel momento che conta, quello della promozione è estremamente importante, riportare una squadra in Serie A2 anche nel softball, che è uno sport che viene anche troppo trascurato per come è bello, appassionante e avvincente. Una grande soddisfazione, come amministrazione siamo davvero orgogliosi di queste ragazze, di questa società, di questo risultato così importante. Noi cerchiamo di stare massimamente vicini alle associazioni sportive della nostra città, ancora di più a quelle che raggiungono questi importanti traguardi, ed anche per il lavoro importante in termini sportivi ma anche sociale che questa società fa, e dunque da parte nostra ci sarà sempre la massima vicinanza. Per quello che riguarda questo importante impianto, noi ci teniamo in maniera particolare e arriveremo tra la fine di questo anno e l'inizio del prossimo anno ad indire un bando di gara per individuare un gestore, ma metteremo nel bando anche un cronoprogramma preciso dei lavori da svolgere sulla struttura al fine di arrivare alla piena agibilità della stessa.